Ben ritrovati, nuova puntata di A Tutto Campo e diamo il benvenuto per la prima volta in questa trasmissione. Siamo molto contenti al presidente Giorgio Lacava. Benvenuto. Grazie a voi, grazie dell'invito. E Gianni Bronacci, che è stato con noi Non è la tutta la prima stagione, volta. non è la prima volta, Grazie sei lo stato stesso. in tutte le puntate, diciamo, più anche succulente, diciamo, Beh, nel bene e nel male. anche questa promette bene. Anche questa promette bene. Del bene e del male, dico, Sì, caro Gianni. purtroppo. Allora, partiamo subito dal presidente. Intanto, ecco, a livello proprio personale, cresce sempre di più questa passione, al di là di quelli che sono chiaramente gli impegni e anche gli oneri, oltre che gli onori di questa scelta anche coraggiosa che è stata fatta, ma ecco, a livello di sensazioni. Sensazioni sempre migliori. Ieri anche abbiamo avuto una prova al Museo Amaranto perché è stata veramente tanta gente, tanto entusiasmo, e è stata veramente una bella cosa. Come hai detto te, ci sono anche molti impegni, ma più che economici proprio del tempo, perché vedo che il tempo, essendo una società che riparte da zero, ne va via veramente tanto. E uno poi dovrebbe anche, e poi io sono uno che è abbastanza fissato a lavorare. Quindi fortunatamente però tra Ermanno, Emiliano e Massimo cerchiamo di fare il massimo tutti, quindi ci aiutiamo un po' tutti a vicenda. Ecco, si è visto che insomma, ieri c'è stato anche un altro vostro, chiamiamolo vertice, chiamiamolo come vogliamo, e anche per continuare a definire le prossime tappe, l'organigramma principale, diciamo, è stato, ecco, i nomi sono stati fatti, sono nomi insomma di grande spicco, perché Ermanno Nomi Pieroni più che altro, più che di grande spicco, a parere mio, proprio che amano Arezzo, e quella è la cosa più importante a parere mio, più che i nomi di spicco, perché sia Pieroni che Testini sono dei personaggi, come dici te, importanti. Ecco, anche durante la festa hai detto no, sarà intanto una società normale, Assolutamente. sarà una società chiara, che cioè quello che potremo fare lo faremo, quello che non potremo Noi magari lo già stiamo rimandiamo. facendo, come ho detto altri tuoi colleghi, stiamo facendo un grande sforzo, anche perché il nostro sforzo, lo ripeto, è in contanti e non è uno sforzo in 10-15 anni dove uno può anche impegnare cifre C'è un importanti. investimento a lungo Cioè, termine. noi da qua al 30 giugno, come cash dovremmo essere tra gli 800 e 900 mila euro, quindi è una cifra abbastanza importante. Poi vabbè, abbiamo una realizzazione che quella durerà un po' con gli anni, quindi ecco, dopo dovremo fare i conti molto molto bene, ma come ti ho detto c'è tanto entusiasmo, tanti sponsor che si stanno avvicinando e quindi sono molto ottimista e carico. Ecco, questo è un dato importante, no? Perché tanti presidenti in passato hanno detto no, non c'è nessuno, qui sono un po' sono solo. Invece stavolta evidentemente il messaggio è passato che c'è qualcosa di diverso, no? Io penso di sì, e penso che la mossa azzeccata è stata grazie, diciamo, al socio aretino. Massimo è veramente una persona speciale, sto parlando chiaramente di Massimo Anselmi, e quindi lui è abbastanza trainante su questo settore degli sponsor. E dico la verità, tanti lo chiamano e vogliono far parte di questo progetto, e quindi è la cosa più bella questa. Gianni, da Aretino questo è anche una Beh, questo novità, fa se vogliamo. piacere, è una novità, ma non è una novità degli ultimi giorni o delle ultime ore, nel senso che c'è un movimento già da un po'. È vero anche che, ora lo dico io, ma che i nuovi soci vanno selezionati, insomma, bisogna sapere un po' chi sono, perché come abbiamo, purtroppo l'esperienza ci insegna che a volte nel calcio succede che qualcuno si vuole far Posso vedere. dirti una cosa? Faccio una parentesi. Proprio è bella questa domanda che tu mi hai fatto. Allora, proprio per il discorso del pedigree dei soci, ti dico che da quando, diciamo, è scoppiato un po' sto miracolo Arezzo, come lo chiamo io, dove mi hanno chiamato veramente da tutte le parti d'Italia e non solo, perché classifica alla mano, non credevano al risultato fatto. Come detto, tanti si sono presentati per voler entrare soci, però come ti ho detto, noi fortunatamente possiamo andare avanti tranquillamente da soli, quindi se entrerà qualcuno che è di Arezzo e di un certo, diciamo, livello, parlo livello a livello di persone per bene. Quindi, In questo senso penso che la normalità di una normalità. società, l'affidabilità di una società, e anche se mi permetti, Presidente,
anche le piccole cose hanno un significato, l'immagine che si dà della società, eccetera. Tutto questo potrebbe incoraggiare, vista l'onda positiva che ha lasciato la fine del campionato, diciamo, con tutto quello, l'ultimo degli ultimi due mesi. Con tutto quello che c'è stato intorno, voglio dire, è rimasta un'onda positiva che ha coinvolto gli sportivi aretini, ma anche gli sponsor, anche coloro che negli ultimi anni avevano sempre detto no, noi rimaniamo da una parte, magari aiutiamo con qualche sponsorizzazione, ma non vogliamo comparire. Direi anche giustamente. Sì, però stanno pian piano cambiando opinione. Io qualcuno ho sentito e vedo che c'è un interesse diverso, aspettano di vedere all'opera questa società, hanno ragione. Per mancanza di rispetto, ma è chiaro che c'è sempre qualcuno che viene da fuori, loro. È normale. Però loro già vedendo che la società ha fatto gli sforzi che ha fatto, che si è impegnata per arrivare a prendere questo titolo sportivo, vedendo l'entusiasmo del presidente. Scusami Gianni, un titolo sportivo diciamo che non si sapeva qual era, quello è importante che tu lo dica, nel senso infatti, che il titolo sportivo sì. Se tu avevi la certezza della Lega Pro, ma noi quando abbiamo fatto l'operazione l'avremmo conclusa, perché ormai avevamo già versato delle cifre importanti, quindi non che lasciavamo perdere, noi potevamo anche stare in Serie D, quindi questo questo è ulteriore testimonianza della volontà della società e della volontà di fare calcio e della bontà della società. Sì. Giorgio Lacava è sicuramente una persona entusiasta, il suo entusiasmo traspare in qualsiasi momento, e questo è importante perché è anche genuino, no? Allora, queste cose, insieme per esempio a un nome come quello di Pieroni, che bene o male è riconosciuto come uno dei maggiori esperti di calcio che abbiamo in Italia, non... E scusami se ti interrompo, ma non perché tu hai detto solo i Pieroni, ma Emiliano Testini, ti assicuro che oltre, come giocatore conosciamo, è un profondo conoscitore del calcio, conosce veramente tanti giocatori. Ha la sua carriera alle spalle, però nel ruolo di DS è un esordiente. Sì. Quindi, però... Avere Ermanno Pieroni alle spalle è una gran infatti cosa. Infatti questa scelta è stata fatta proprio così, Ermanno Pieroni vicino a Emiliano Testini, che però ti dico è molto molto preparato. Bene, meglio. Te lo confermo. Quindi volevo concludere questo discorso dicendo che alcuni soggetti fra gli imprenditori, diciamo, più in vista della città potrebbero pian piano cambiare idea e affiancare magari la società, perché no? Allora sì, come dice Pieroni, che potremmo avere dei risultati duraturi e di un certo peso, no? A livello. Giusto sperare, no? Qui stiamo rivedendo le immagini della splendida segata. Chi è questo signore? Piazza Grande, tra poco lo sentiamo, qui c'è la bella torta proprio con Massimo Anselmi. E lui, il presidente, ha tolto perché era l'ha rovinato. Sì, ha preso i lamponi. Quando vi siete conosciuti con Pieroni? A quanto tempo risale? In che circostanze? Pieroni, allora, come sai, ha lavorato tanti anni a Perugia e frequentava molto una mia sorella che purtroppo adesso non c'è più, la portava sempre allo stadio e lui si è anche commosso, è stata una cosa molto bella perché mi ha raccontato a Roma che il giorno proprio che Mancini lo chiamava per farlo diventare direttore sportivo d'Arezzo era con mia sorella allo stadio Curi a vedere una partita. Quindi questa mia sorella purtroppo è mancata ormai da 7-8 anni e quindi diciamo che con Pieroni è un'amicizia ormai da un ventennio, forse qualcosina in meno. E quando la prima volta ti ha detto c'è questa possibilità di Pieroni, com'è stato? Allora, lui sapeva che io mi interessavo, tanto lo sanno tutti ormai di squadre, sempre vicine. Si leggeva un po' da tutte le parti, no? Qualche interesse. Lui mi diceva sempre, Giorgio, la piazza tua è Arezzo, sei vicino, poi te rendi conto l'entusiasmo ti troverai benissimo. Io gli rispondevo, sì, ma la situazione non sai neanche con chi parlare della società. E quindi e lui sempre mi disse, Giorgio, se dovesse succedere come è successo l'esercizio provvisorio e possiamo entrare,
partiamo subito, e infatti così fu fatto, col famoso bonifico di 100.000 euro che feci, mi sembra, verso il 10-12 febbraio. Che quello è stato il, come dire, sì, beh, quello è stato importante perché ha portato, ha veicolato quei soldi che mancavano. È stata la partenza di tutti, sì. E anche la, la testimonianza del fatto che la cava era veramente interessato alla cosa e voleva portare, sì, era veramente, Gianni, tanto tu sai che io parlo chiaro, era veramente una follia quei 100.000, adesso non per dare ragione ai miei consulenti, tanto ormai è passato lo Carrara e me lo sono levato sto rospo perché me l'hanno fatto pesare parecchio. Ma Carrara te lo sei tolto? Sì, sì, però oggi effettivamente lo dovrei un po', perché ha ragione di logica effettivamente. Ma quelle immagini in cui sei inseguito da un collega, da Andrea Lorenzini, rimarrà, però ti dicevo che effettivamente era, perché tu anche con quei 100 poi c'era una, però io mi sentivo che dovevo fare così, e poi ripeto, 100.000 euro almeno per me è una cifra importante, quindi segui molto il tuo istinto, cioè nella tua attività. Allora, sono uno molto razionale, veramente da quando su Arezzo sto seguendo solo l'istinto, ma fino adesso fortunatamente è andato tutto molto molto bene. Perché dei due sembra, ecco, Massimo Anselmi quello più razionale e tu quello più viscerale. Sì, diciamo, però ti dico che Massimo Anselmi, gliel'ho detto, stai diventando troppo viscerale. Non vorrei che mi calma, io lo devo calmare, lui sarebbe paradosso. Perché Anselmi non era vicino al calcio. Sì, si sta veramente appassionando, ed è la cosa più bella, perché in ogni caso se tu investi, perché tu investi dei soldi che ci potresti fare tante altre cose, a te la cosa ti deve piacere, e quindi non spezzo una lancia in favore di quegli imprenditori anche molto 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 importanti che non investono i soldi nel calcio, e avete esempi anche a Arezzo, però effettivamente se una cosa a te proprio non ti piace è difficile investire i soldi su un gioco. Certo. E quando c'è stato quel momento prima della, dell'asta in cui, no, Corradi si è ritirato, diciamo, lì hai pensato di mollare, di dire no, no? Non ho pensato, però ho pensato che bisogna trovare sicuro. Ma lo sai, là, parliamoci chiaro, io ho l'80% della società, Anselmi è il 20%, vabbè, Orgoglio Amaranto l'uno, diciamo, non è che parlavamo di un 50-50, un 50-40, chi fa l'operazione a 80 trova anche il 20, però a me serviva proprio un supporto psicologico vicino, sì, cioè nel senso di non essere proprio solo, ma non, come ripeto, dal punto di vista economico, però proprio di sapere di costruire qualcosa insieme a un'altra persona, e quindi è stato importantissimo. A questo punto ne hai 4, ne hai 3 di persone intorno già, che ti sono veramente vicine, sì, perché io non, Anselmi non lo so, non ci parlo granché, cioè, mi è capitato, vabbè, non perché non ci ho mai rapporto, però Pieroni so che stima molto il presidente, quindi ma siamo amici da 20 anni, quindi infatti tutti mi dicono ma Pieroni dove siete conosciuti? Ah, ma vi siete conosciuti adesso? Cioè, avevo quasi calzoni corti, no, però vediamo un secondo, poi parleremo ancora un attimo di Massimo Pavanel, risentiremo alcune delle parole di venerdì in conferenza tra poco. Seconda parte, venerdì scorso c'è stata la conferenza, il saluto, un arrivederci, chiamiamolo così, di Massimo Pavanel. Un po' si era capito che, leggendo tra le righe, insomma, che sarebbe stata questa la decisione, la commentiamo tra poco, intanto sentiamo come l'ha spiegata in conferenza. Proprio l'altro giorno davanti a me, sul palco, quando ho visto tutto quell'affetto anche dopo, ho detto io sinceramente cosa posso volere di più da Arezzo? Cioè Arezzo mi ha dato tutto, cioè mi ha dato tutto, io sono molto arricchito dal punto di vista umano oltre che tecnico, perché è stato un percorso dove abbiamo dovuto toccare tutti gli aspetti strategici, fisici, tecnici, e quindi è stata una crescita totalizzante, visto che uso sempre questo termine, e quindi ho pensato che non avrei voluto andare via in maniera diversa da qua, perché è stato qualcosa di assoluto, di perfetto, di unico, figlio di una cavalcata straordinaria, ma sono stati anche 7-8 mesi durissimi, dove mi sono messo alla prova sotto ogni profilo, e quindi mi ha tolto anche tanto a livello di energie, di forza. E in questo contesto poi c'è il rapporto
che punto focale è stato poi il rapporto con i giocatori. Abbiamo avuto un gruppo di giocatori straordinari che è andato tantissimo e con il quale io mi sento in grande debito di riconoscenza proprio a livello non solo personale, di più, qualcosa di più, qualcosa di viscerale. Quindi il rapporto normale tra giocatore e allenatore non c'è stato, è trasceso in qualcosa di più profondo, di più importante. E quindi io ho perso oggettività, ho perso obiettività nella scelta. Prendo a paragone, non so, il secondo mondiale di Lippi, l'86 di Berzot. Tu non puoi non essere riconoscente a delle persone, dei professionisti che hanno dato il 200%. Non puoi non esserlo. E questo per un allenatore è un problema. È un problema perché perde quel distacco che ci deve essere tra un giocatore e un allenatore. Io penso che invece questa società, che ringrazio tantissimo perché mi ha fatto una proposta, noi di soldi non abbiamo mai parlato, direttore, abbiamo parlato però di durata, che a me bastava quello per capire e per ringraziare la Cava, Anselmi, Pieroni, anche che devo dire la verità, lo vedo giovanile, lo vedo pieno carico, lo vedo pronto, Testini che è altrettanto voglioso, quindi avete una società in questo momento bella, quello che speravamo di avere quando avevamo perso tutto un mese e mezzo fa, non tanto, non è molto tempo fa, sembra un anno fa, ma non è. E avete un presidente in questo momento, due, che hanno una pulizia, una voglia di fare le cose per bene, che è quello che volevamo, quindi è l'anno zero. E sull'anno zero credo che serva ad Arezzo un allenatore libero da tutti questi preconcetti, da queste negatività che io ho avuto in questi 8 mesi, che arrivi qui pulito e che abbia l'oggettività di fare delle scelte anche tecniche su riconferme o quantomeno su scelte di campo, che io non posso avere. E se io sono a disagio in questa situazione qua. Mettendo poi assieme, poi c'è l'ultima cosa che è molto importante, è un discorso mio personale che riguarda la mia famiglia e comunque nella quale non entrerò perché sono cose un po' personali, ma è una parte, non voglio che passi solo per questo motivo. Il motivo dominante è il rapporto con i giocatori, il motivo dominante è quello che ho ricevuto, poi c'è quell'altra parte che non riesco a sbloccare al momento, quindi è una situazione che adesso non riesco a sbloccare. Allora, non riesco a sbloccare adesso la situazione familiare, però dice non è questo il motivo principale e ci dispiace ovviamente dal punto di vista umano della grande bravura che ha dimostrato, è stato determinante Massimo Pavanel, però il discorso che fa non è sbagliato, nel senso che una stagione di questo tipo comunque ti segna, il rapporto con il giocatore è stato di un certo tipo e quindi in una stagione normale non è detto che 2 più 2 faccia 4, no? Per me adesso, metabolizzando un po' quello che lui ha deciso, dicevo prima anche con Gianni, ha fatto la scelta migliore, perché come dico io lui aveva raggiunto l'Everest, la cima, e più su dell'Everest non c'è nulla, quindi anche il rapporto ormai con i giocatori, lui è stato un padre, un allenatore, un presidente, cioè ha fatto tutti i ruoli e penso che non aveva veramente più quegli stimoli umani per continuare, però mi è piaciuta l'ultima frase, un arrivederci, quindi nella vita non si sa mai. Tanto però le cose vanno avanti e ieri, come dicevi tu prima, c'è stato un incontro a pranzo fra i dirigenti, i tecnici, cioè, avete deciso nulla? Ora non abbiamo deciso nulla perché ti vorrei anche ricordare che ancora, il naso è rimasto qua, non abbiamo deciso nulla perché c'è chiaramente un po' di nomi che sia Pieroni che Testini stanno vagliando, ma poi come ti dicevo ci sono ancora playoff da giocare, quindi
tanti allenatori neanche ti potrebbero dire tante cose se fossero. Quindi ci dobbiamo aspettare una decisione successiva ai play-off. Play-off è 26? Ah no, play-off finale no, no. Beh, no, quella proprio finale a finale. Pescare, ma non è detto che ci arrivi. Sì, no. Quando van fuori. Bisogna vedere, dai. Però tu intanto conosci Ermanno, conosci Emiliano e quindi stanno lavorando. Però ecco, una scelta importante perché devono condividere il programma della società. Ecco, è stato detto però non sarà un esordiente, che già Larezzo ha pagato lo scotto a inizio stagione, no? Credo che poi un altro, anche se Pava non era un esordiente, però aveva allenato i dilettanti, però, sì. Quindi che già è qualcosa di più rispetto al Bellucci. Vabbè, in ogni caso era un esordiente. Comunque, era un esordiente, diciamo, nella Serie C. Non sarà un esordiente, quindi... qualcuno che ha già dimostrato qualcosa, diciamo così. Io penso che sì, sinceramente. Sì, il profilo che viene fuori da un po' di parole che ho sentito è quello di un allenatore non troppo in età, che o sia emergente o voglioso di riprendere un cammino che magari si è interrotto, come si sa nel calcio succede spesso, ma che ha già dimostrato di essere un bravo allenatore. Queste due caratteristiche sono quelle dove loro si stanno muovendo. Vedevo, si fa per parlare da bar, però vedevo molti tifosi, ad esempio, che lo chiedo a lui, non a te, che invocavano ad esempio il nome di Indiani, che forse è un po' avanti con l'età, però, no? A 64 anni, guarda, hai visto? Questo vuol dire che io un'occhiata la dai, la do, ma in realtà Indiani è un ottimo allenatore che ha dimostrato più volte di saper gestire giovani e di conoscere bene la categoria. Certamente può non avere il massimo della motivazione rispetto ad altri, mettiamola così. Io però ti dico che per me chi viene a Arezzo ha tante motivazioni, perché anche diciamo perché la piazza a livello, a livello Lega Pro è però una insomma piazza molto ecco importante. Forse non lo so, forse un cinquantenne o un 45enne forse ne può avere di più di motivazione, sì, diciamo magari. Comunque decideranno loro. Ecco, ma visto che tra l'altro insomma, è un presidente anche che è stato giocatore e che oltre ad avere questa grande passione per il calcio, sarà un presidente che ci chiacchiererà con l'allenatore? Io chiacchiero con tutti. No, nel senso che magari... Non è quello, io parlo con qualche consiglio. No, consiglio zero. Infatti anche in questa fase mi stanno chiamando, là che allenatore, guarda, io come sapete sono un fissato del calcio, quindi io quando c'è la partita stacco il telefono, ci può succedere qualsiasi cosa. Però no, che non sono però una persona presuntuosa, ognuno dei suoi ruoli, quindi no che do questo consigli 4-3-3, 3-5, no, quello no. Questa è una cosa un po' bruttarella. Importante questo, sì. Questo che ha detto ora. Beh, perché in una società per funzionare bene bisogna che ognuno abbia il suo ruolo e lo porti avanti. Se lo porta avanti male vorrà dire che lo farà qualcun altro dopo, se lo porta bene andrà tutto bene. Ma le ingerenze hanno rovinato un sacco di società e di rapporti tra allenatori e presidenti. Sì, sì, assolutamente d'accordo. Napoli, Locito. Sì, poi insomma ci si creano poi delle incompatibilità anche quando magari, noi l'abbiamo visto tante volte, no? Allenatori che hanno fatto bene ma che magari erano entrati in collisione. C'era, no? C'era il problema. Si diceva prima di quello che serve mettere di nuovo sul piatto prima della fine della stagione. Questo inevitabilmente avrà una sorta di condizionamento, perché non è che finisce a giugno, poi bisogna fare la squadra. Quindi questo inevitabilmente avrà un peso poi in quello che sarà il budget per la prossima stagione. È chiaro, sapete tutti che noi dobbiamo essere una società oltre che normale anche virtuosa. E virtuosa, la Lega Pro dice che bisogna entrare su certi fatturati, e i fatturati sono importanti anche perché quest'altro anno ci sarà, oltre alla fiduzione classica, quella assicurativa che ben conoscete, ci sarà anche una fiduzione ulteriore bancaria del 30% eccedente un presunto fatturato che tu pensi di fare, quindi anche una voce importante. E quindi tanto noi dobbiamo partire dai giovani e sperando. Incoraggiano le società salesi. Sperando che l'esperienza di Ermanno e la positività di Emiliano ci portino dei giocatori interessanti. Quindi per fare ipotesi, da una parte magari accordi con società che magari ce li mandano, e poi dei dilettanti che ci sono
noi lo diciamo spesso, ma ci sono veramente fior di talenti. Sì, sì, io sono andato a vedere vicino a casa mia delle partite dei play-off di promozione, ho visto dei giocatori che... dei giocatori che ho visto stanno in Lega Pro potevano giocare tranquillamente anche loro, di certe squadre che ho visto contro l'Arezzo. Sì, c'è da dire che i giocatori che vengono da essere inferiori, che non hanno messo piede in Serie C, di solito, cioè sono un'incognita, e non, anche quando sono bravissimi magari in Serie D, succede che poi arrivano, fanno il salto e c'è qualche problema. Soprattutto hanno bisogno di tempo per adattarsi. Cioè, tu guarda i giovani che sono venuti quest'anno ad Arezzo. Hanno avuto bisogno, poi hanno, però si sono adattati bene. Hanno avuto bisogno di tempo, sì, erano giovani buoni, erano giovani buoni, però insomma, a parte qualcuno che è rimasto un pochino ai margini, ma gli altri sono venuti fuori. Sì, certo, sì, alla distanza è normale. Sei mesi ci sono voluti, però gli ultimi, quelli di gennaio, no, dopo due mesi erano già pronti, dai. Subito no, ma dopo due mesi. Torniamo tra un attimo. Andiamo insieme con il presidente Giorgio Lacava e Gianni Brunacci. Altro tema, oltre a quello dell'allenatore, è quello anche delle conferme, più che altro delle quelle che sono diventate le bandiere, a cominciare da Davide Moscardelli. Non so se già ci sono stati dei... di colloqui per sapere anche qual è la volontà del giocatore. Io penso che in questa settimana ci saranno dei colloqui con Moscardelli e con tanti altri, e chiaramente dopo vedremo se riusciamo a far quagliare un po' il tutto. E cosa ne penserà l'allenatore? Perché io ho l'impressione che con i giocatori è per questo che ci vuole un allenatore rapidamente. Perché un allenatore può vederla in tanti modi. La posizione di Moscardelli si può vedere da tanti punti di vista. Di sicuro dal punto di vista dei tifosi lo vorrebbero subito, però non è detto che questo debba necessariamente essere il bene di una squadra di, che ne so, costruita in un certo modo. Non è così semplice. Il parere dell'allenatore io credo che debba contare, è la base, insomma, insomma. Che parliamo. Invece sul tema che ovviamente tutte le società, almeno quelle che abbiamo conosciuto, dicono sempre all'inizio, come giusto che sia, il settore giovanile, no? Però poi purtroppo si riempono tutti la bocca del settore giovanile, vanno là, parlano del settore giovanile, ci dice qui ci abbiamo una linea, settore giovanile, siamo i giovani, sempre le solite cose. Voi come lo vedete anche a livello organico, perché l'Arezzo quest'anno aveva aumentato le squadre, aveva rispetto a quelle che faceva fino a... Io senti, ti posso solo dire tutto. che ieri, dopo questa riunione che abbiamo fatto, ho detto dopo pranzo, mi fate vedere un po' tutti i vari campi, chiamiamoli centri sportivi, mi hanno fatto fare un bel giro per capire un po' il tutto, però penso che anche là devi ricominciare un attimino dalle basi, per dire poco. E quindi penso che lo seguirà abbastanza Emiliano Testini, il settore giovanile, Già si sta muovendo parecchio. E come presidente come lo vorresti il settore giovanile? Il settore giovanile, come dicevo, la cosa importante che subito mi colpì al di fuori di tutto fu quando dissero ad Anselmi di genitori, che è una cosa veramente questa assurda e brutta, che dei soldi del settore giovanile andavano sul conto, diciamo, chiamiamolo la prima squadra. Questa è una cosa che non esiste. Il conto deve essere dedicato e quei soldi sono per il settore giovanile. Sono quelli, saranno tanti, pochi, però sono quelli, non li puoi mischiare ad altri discorsi. E già per me fare quello, già lo organizzi meglio il settore giovanile. Che poi anche lì ci sono state delle piccole imprese. Semmai ci dovrebbe essere un percorso inverso, casomai è la società che aiuta il settore giovanile. Sì, ma io ti dicevo, volevo dire che intanto capiscimi quello che voglio dire, no? Quindi... Certo. Già se 100 va 100 e no che 100 va 20. E quindi... Comunque mi risulta che siate andati a fare un bel giro, quindi tutto. Non solo alle caselle, per capire. No, tutti, io volevo vedere tutti i vari centri. Olmo Ponte. Quindi potrebbero nascere accordi con realtà. Sì, penso è importante questo qua, e quindi speriamo che... Le cose da fare sono tantissime, ogni giorno c'è qualcosa di nuovo da fare, quindi bisogna anche un po' razionalizzare, se no non esci mai. Certo, no, anche questa sarebbe una bella novità, perché queste realtà che non sono, cioè non c'è mai stato un rapporto come ci dovrebbe essere. Io ti dico solo questo, che è una cosa molto importante per far capire questa società come è ripartita.
Subito quando siamo entrati, 10 giorni fa, ci fu un problema di una società che adesso non ricordo il nome, che praticamente la vecchia società ne aveva pagato un euro di valorizzazione dei giovani. Oggi ho fatto un bonifico di 10.000 euro con loro, che sono rimasti stupefatti per la normalità, perché si era detto che oggi facevo il bonifico a 10.000 euro e il bonifico è partito. Penso che oggi è anche una giornata importante, perché quello è un tantam e quindi questa società dirà ad altre società finalmente qualcuno che è serio e che mantiene le promesse. Ma questo è determinato per i rapporti... Santa Firmina. Santa Firmina. Ok. Per i rapporti sul territorio è importantissimo. Fino ad ora Arezzo ha semmai saccheggiato le società satellite. Anche perché poi io sono andato sul sito, è una squadra, io vengo da i dilettanti, cioè una squadra che fa la seconda categoria è importante, cioè io so quanto era difficile trovare i sponsor, tu controlli tutto, anche le bussinette, quindi è ancora peggio a parere mio che se questo buco lo lasciavi alla Juventus che invece è al Santa Firmina. Quindi. E ci sarà anche un legame con l'Arezzo Calcio Femminile che è passato alla Serie B nazionale. Sì, li devo incontrare, gli ho fatto i complimenti, adesso li devo incontrare, ma hai visto, le cose come ho detto sono talmente tante, certo, da fare. Gianni, cosa vuoi chiedere? Vuoi chiedere qualcosa? No, cosa hanno deciso ieri? Ripeto la domanda. Perché qualcosa hanno deciso, secondo qualcosa me. Hanno deciso. Ma io penso che tu... hai i numeri quelli giusti per sapere se abbiamo deciso. Io ho i topolini. Ma qualcosa no, a livello societario o di allenatori? No, nessuna delle due. Una questione tecnica, che hanno a che vedere con l'aspetto tecnico, sì. Basta, non dirò. Non dica... Ecco, la struttura delle caselle che... Bella struttura. Ecco, ma che cosa... Cioè, ieri erano chiusi i cancelli, sì, quando sono andati. Si vede che c'ha veramente ottime potenzialità, è chiaro, adesso sembra un campo di battaglia. Nel senso, poi tutto, c'è manutenzione. Tutto veramente ridotto, no male, di più. Il centro della nave di chi è? Di Ferretti? Il centro Arezium che veniva usato per le giovanili a Castiglione Fiorentino? Mi sembra che in uso alla moglie di Ferretti, ora quello quindi che quello mi comunque sembrava. Uscirà dal quello, vostro... Infatti io ci sono andato, ho visto la moglie di Ferretti che giocava... Sì, e quindi... dentro? Vabbè, è una notizia. Allora, io rivisiterei adesso la giornata del Museo Amaranto, perché parla anche Ermanno Pieroni proprio sul discorso dell'allenatore. Bella cosa quella del museo. Questa prima apertura è dedicata a una persona, a Mario Pinella Rossi, che dell'Arezzo è stato tutto, che è uno di quelli che ci ha pianto quando nel 93 ci fu la radiazione, forse quello che ha sofferto il più di tutti, e siccome oggi sarebbe stato il suo compleanno e fra due giorni sono 20 anni che non è più con noi, ci sembrava doveroso dedicargli questa prima apertura. Dopo anni di sacrificio e di lavoro di Stefano Turchi, di altri grandi appassionati tifosi, così come di alcune delle vecchie glorie, ha finalmente visto la luce allo stadio il Museo Amaranto. Molto c'è ancora da fare, ma la storia del cavallino ha finalmente una casa tutta sua. L'impegno è stato enorme, l'abbiamo fatto volentieri, con uno spirito di voglia di fare. Ci ha aiutato tanto anche il fatto che l'Arezzo, questi ragazzi hanno fatto questa cavalcata enorme, e quindi questo momento di entusiasmo ci ha dato la spinta. Abbiamo passato qui domeniche, ultime settimane, tutte le sere dopo cena. Questo è il risultato. È un risultato semplice. Dovremmo, vedete foto in maniera attaccata in parete, in maniera semplicistica. Il museo andrà organizzato per bene, per questo chiediamo l'aiuto a chi può, a chi ama Arezzo. Questo è un lavoro fatto per la città, non è un lavoro fatto per dei privati. E quindi ecco, chiediamo l'aiuto alle aziende per poterlo rendere veramente come merita. Per chi è appassionato di calcio e chi è aretino e tifa Arezzo, venire qui sicuramente vede delle cose spettacolari e uniche, insomma qui c'è ripercorso tutta la storia del calcio aretino fin dai primi del Novecento fino a oggi, quindi molte molte particolarità, molte foto che io non avevo mai visto, ma sicuramente in tanti non hanno mai visto, quindi tanta curiosità e per fortuna un passettino in più in un momento
particolare, no? Dopo tanti mesi in cui abbiamo barcollato, rivediamo un po' la luce, questo qui è il proseguo di un percorso sicuramente importante. All'inaugurazione del museo, tutta la nuova società sportiva Arezzo, una sorta di ponte ideale tra passato, presente e futuro, sperando che le pagine di storia Amaranto che si scriveranno di qui a breve troveranno presto posto in queste pareti. C'è uno zoccolo duro, chiamiamolo così, no? Di squadra che ha portato a fare questi risultati, che va rispettata, va elogiata e va premiata. Però tutto partirà da quello che sarà l'allenatore che sceglieremo e che chiaramente dovrà essere lui a dare le indicazioni di massima per quello che riguarda l'aspetto tecnico. L'attaccamento a questa città c'è sempre stato, a questa maglia credo ancora di più. Sono andato via da qua con grandissimo dispiacere e ora oggi siamo qua dentro a goderci dei ricordi indimenticabili. I miei pochi, perché giustamente c'è stata gente che ha fatto la storia di questa città e merita grande spazio, e spero che un domani questo museo possa essere ancora più bello. Tessini è un altro tassello importante nel puzzle che ha formato Giorgio La Cava. Io lo conosco da prima di voi però Tessini, perché da me al Perugia, quando ero direttore al Perugia, lui ha debuttato in Serie A a 18 anni, quindi pensate un po', poi ha vinto 2 scudetti primavera con me direttore sportivo al Perugia. Diciamo, io so che ha dei valori umani, professionali, un ragazzo serio e amico dei 2 maggiori esponenti della società, del presidente e del vicepresidente, quindi La Cava e di Anselmi. Quindi diciamo è un grande componente di questa squadra che vuole fare bene. Ecco, questo è anche un po' le parole che dicevamo prima, cioè questo legame che c'è tra di voi è anche questa una cosa abbastanza inconsueta nel mondo del calcio, no? Cioè questo legame prima di tutto di amicizia e di fiducia. Assolutamente atipica, e ti dico che con Emiliano e con Ermanno c'era prima dell'Arezzo. Però è esplosa molto con Massimo, perché ti assicuro che con Massimo mi sento proprio con piacere al telefono, e quindi quello è il primo segnale di quando stai bene con una persona e quindi di un'amicizia forte che sta crescendo. Allo stadio ti piacerebbe creare qualcosa, anche se è possibile, perché c'è comunque questa non convenzione ma concessione? Sì, ma è ventennale. Ventennale. Ti piacerebbe creare qualcosa, ecco, che diventi veramente quello che non è adesso, cioè qualcosa che attrae? Sì, mi piace questa domanda, perché adesso dovremo riandare a parlare con l'amministrazione comunale, perché noi vogliamo fare delle cose là, e quindi penso che col sindaco non ci saranno problemi per trovare... Magari allargare un po' quella convenzione. Quella convenzione, sì, va un po' rivisitata, parere mio. Che vada un po' sì, più avanti. Sì, sì. No, ma oltre quella per me va rivista, infatti la stanno vedendo, diciamo, più i tecnici, però ti dico che noi abbiamo volontà di fare per il calcio, come ti ho detto sempre, belle cose. Chiaramente ci devono aiutare un po' tutti, e in primis l'amministrazione comunale. E quello è un ambito in cui l'amministrazione comunale può aiutare. Può aiutare, infatti. Perché la convenzione, mi pare che riguardi lo stadio, caselle, ma anche le caselle. Le caselle si sono state annesse. Eh beh, sì, anche le caselle, sì. Beh, quello sarebbe il centro sportivo ideale, perché sì, ci puoi fare, no, per la parte, diciamo, giovanili e prima squadra, per il discorso... Ma per prima squadra, ecco, lancio qui un altro discorso. Secondo me quello è adatto per una giovanili, se... Sì. Caselle, se ci spendi un po', sì, non è cioè ha rifatto il campo principale, ma tutto il resto è da sistemare, sì, compreso quello sintetico. Ma insomma, per me, secondo me, per la prima squadra sono i campini da rimettere in funzione. I famosi 2 campi. Quello è che ci sono previsti dei contabili. Senti, io so che Massimo Anselmi si sta muovendo tramite un avvocato, che è il suo avvocato, che conosce, sembra, molto bene l'avvocato dell'altra parte, sì. Quindi speriamo, perché quei campi veramente sono proprio ad hoc. Ma scherzi, cioè, per anni. Noi sembra adesso una piantagione. Ma noi ci siamo cresciuti con gli allenamenti lì in Serie B, sì, e con le persone che assistevano agli allenamenti lungo la rete. Proprio con i giocatori che si spogliavano. Sembra fatta ad hoc. Di là e andavano di là. Insomma, troppo. Crei anche quel feeling. Un po' come i campini di Firenze. L'ultima cosa, se hai altro, se no ti faccio io l'ultima domanda. Tra 3 o 4 anni, al di là di quella che sarà la categoria, che ora è anche secondario, ma come ti piacerebbe
che l'Arezzo sia diventata, cioè la tua società, la società seria lo sarà sicuro, organizzata, e che tutti veramente, adesso non per tornare al settore giovanile, noi dobbiamo far capire che tutti i giovani della zona devono ambire a giocare con l'Arezzo. Ecco la cosa che mi piacerebbe. Non è facile, visti i trascorsi. Però lui mi ha detto un desiderio. Io l'ho. No, no, ma se l'Arezzo si comporterà sempre come si è comportata col Santa Firmina ora, sì, vedrai che la cosa sarà più facile. Perché spesso questi giovani da qui non sono manco passati, cioè vanno via direttamente. È assurdo, insomma, no? Ma vabbè, sono tante cose assurde nel calcio, sì, fossero solo queste. Bene, grazie davvero a Giorgio Lacava, grazie di essere stato con noi, grazie a Gianni Bonacci, grazie a te. Buona serata.